Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti, anzi, buon Natale a tutti voi. La professionalità qui decade. Scusate, devo andare di là. Oggi ragazzi, come ogni 25 di dicembre, torniamo da voi con un saluto, un augurio dal profondo del cuore per una buona, fantastica giornata di mangiate epiche. Esatto ragazzi, spero che abbiate ricevuto sotto l'albero regali che vi piacciono, tipo una scheda video o un quarto del PC, dubito fortemente, se vi va bene un buon Amazon. Ma neanche negli anni migliori succede, figurati quest'anno. Sì, veramente. Però sì, a parte gli scherzi, visto che quest'anno probabilmente qualcuno riesce a fare qualcosa di più rispetto all'anno scorso, speriamo che almeno riuscite a passare le feste con la famiglia, si riesca. Sì, almeno non siamo chiusi in casa per adesso, da settimana prossima forse. Per adesso. Però infatti, per adesso no. Quest'anno, ragazzi, ci teniamo come tutti gli anni, ma quest'anno anche in particolar modo perché è stato un anno veramente difficile, veramente duro da tanti punti di vista per noi, per quello che è stato appunto il nostro anno su YouTube, nella vita reale, per la casa che c'è stata di mezzo, e vogliamo appunto come tutti gli anni ringraziarvi per il supporto che ci avete dato. Non per uno, ma per 10, perché fare comunque di media 1 milione di visualizzazioni al mese e mesi anche di più in un anno senza hardware, cioè su un canale basato sull'hardware, vuol dire che comunque ci avete seguito tanto. Sì. Noi comunque eravamo molto impegnati, potevamo fare più approfondimenti, non tutti gli approfondimenti che vi abbiamo promesso siamo riusciti a farli. Ci avete seguito nonostante tutto e vi ringraziamo non tanto, di più, perché quest'anno ci avete, più degli altri anni, fatto capire quanto vi siete affezionati proprio a noi e abbiamo fatto più video anche da influencer classici. È vero. E non verticali, con video della casa. C'è stato molto più interesse per la casa, ci avete chiesto anche tantissimi, vi siete interessati in tantissimi al discorso casa, e per questo vi ringraziamo e ci scusiamo anche per quelli che magari erano meno interessati e si sono ritrovati un po' più contenuti del solito, però 5 in un anno, voglio dire, ci può anche stare. E anche se questo video lo guarderanno 4 gatti, grazie. Sì, beh, come ogni gatti. Video di Natale, però di fatto, veramente, quest'anno non so come dirlo, però vi ringraziamo il massimo possibile. Spero che quello che abbiamo fatto, cioè Just Racket con tutto il nostro team, Prodigy Cofferte, lo staff su Telegram, possano avervi aiutato in questo periodo comunque di difficoltà. Abbiamo cercato di fare tutti noi la nostra parte per essere, diciamo, di aiuto come di al aiuto solito in questo periodo dove appunto nella nostra passione, in quello che ci ha unito come community e che comunque amiamo, è veramente in difficoltà. E nel nostro piccolo sappiamo di aver dato una mano a tanti, comunque, perché anche il riscontro da parte vostra è stato gigantesco ad ogni singolo drop, le foto su Telegram che avete condiviso sul gruppo per ogni scheda video che è riuscita ad arrivare in qualcuna delle vostre case, quindi c'è stato del supporto, c'è stato del riscontro, quindi siamo più che felici che l'anno di merda che è appena passato abbia dato delle gioie comunque a qualcuno. Non è stato un anno completamente inutile, abbiamo visto anche qualche cosa di carino, anche di innovativo, soprattutto magari negli ultimi mesi dell'anno, non è stato così brutto. Sì, Apple l'ha salvato. Apple l'ha salvato, Intel ha fatto una bella cosa. Intel e Apple l'hanno salvato, dai, diciamola così. Ci sta. Ma vogliamo sapere da voi come passerete il Natale innanzitutto, cosa pensate di fare e a quale gioco giocherete soprattutto queste vacanze di Natale, perché proprio qui volevamo arrivare il 2021 a livello di giochi PC, non mercato videoludico, è stato un anno un po' di merda a livello di uscite grosse, ma come sapete il mercato PC è una bomba perché non segue l'onda dei The Last of Us e company, no, ma infatti ha delle perle, migliaia di perle che escono e sono veramente giochi fighi. Tipo adesso c'è un gioco dove devi, adesso non mi ricordo mai i nomi, sto giocando un gioco dove praticamente sei un castoro post apocalittico e devi costruire la tua, ma è stupendo. Ho capito qual è. Delle recensioni folli, tipo il 97%. Ma poi tra l'altro tutto dicembre c'è Epic che ha fatto il calendario dell'avvento, quindi regalava un gioco al giorno e in alcuni giorni non erano neanche male, c'erano dei gioconi, hanno regalato anche Lupiro se non sbaglio. Però Epic, io sono un po' incazzato per il discorso Resident Evil, perché è uscito quel gioco di merda, fatto di merda, è fatto di merda, venduto 80 euro e ovviamente non l'hanno fatto uscire su Steam. Sì, per ovviamente l'accordo commerciale, ma anche perché su Steam, quando fai una roba del genere,
la recensione ti distrugge. Eh sì. Come PES è andato su tutti, il fatto che ci aveva 13 di percentuale positiva, su Epic non ci sono le review, recensioni, e puoi far uscire le porcate che vuoi, e non c'è un qualcosa che ti dice, c'è solo Digital Foundry, qualcun altro che... Ma nel casino si disperde. Chiaro. Invece una cosa figurata e scritta come fai schifo su Steam, altro una cosa riconosciuta a livello di community è pesante, per cui vabbè. E quindi per quello che ne fanno uscire anche su Epic, e per quello che anche Epic ci mette così tanto a fare una roba di review. Però è una cosa positiva che ha fatto sto cazzo di calendario dell'avvento, ci può stare per arricchire il discorso del PC gaming. Io non so se finire Cyberpunk, ma mi sa che aspetterò gli aggiornamenti e mi dedicherò sicuramente ad Halo Infinite. Questo sarà il mio Natale di, il Halo, Natale Infinite. Di Halo Infinite. Io per devo forza. Recuperare un po' di indie in realtà, perché vorrei giocare a Death Door, a Kina. Ne ho mancati un po' quest'anno, quindi vorrei recuperarlo. E io proverò anche a mettermi online, quindi magari qualcosa vi faccio sapere il mio nick e magari giochiamo insieme su Telegram. Minchia, spacchiamo online! Oddio! Io ti faccio in culo, ti frango male! Sicuramente sarà il mio Halo Infinite. Quest'anno hanno palesemente Xbox Game Studios, perché palesemente quest'anno il protagonista è stato Xbox Game Studios, tra tutte quelle che ne esce meglio, per cui giocherò Halo, perché vabbè, voglio recuperarlo e voglio finirlo. Fateci sapere voi qua sotto cosa giocherete queste vacanze. Cosa combinate durante queste vacanze. E noi ovviamente non ci rivediamo tra troppo tempo, perché ci rivediamo comunque martedì o mercoledì. Giorni. Martedì o mercoledì, e ovviamente ci vediamo anche per fine anno. Ma seguite, perché il video di Capodanno sarà un video bomba, ragazzi. Perché l'anno prossimo sarà una bomba, ragazzi. Alla prossima! E buon Natale! Buon Natale!